Stefano, cosa è andato storto oggi? Ma oggi è stata una partita particolare perché siamo venuti su un campo difficile contro una buona squadra e dove loro hanno dimostrato di avere un po' più fame di noi rispetto a noi che comunque non abbiamo messo la stessa grinta che abbiamo sempre messo in questo campionato. A prescindere dalla sconfitta di oggi, si può commentare in modo positivo ovviamente la stagione del Casoria, che si è conclusa con la promozione. Ah, sicuramente è stata una stagione esaltante, abbiamo fatto comunque un campionato straordinario, numeri importanti sia in fase di difensiva che in fase offensiva. È stato un bellissimo campionato e dobbiamo cercarlo di onorare fino alla fine e quindi già da sabato dobbiamo pure riscattare un po' questa sconfitta proprio per i nostri tifosi che anche oggi erano numerosi qui a Godi. Un ringraziamento appunto ai tifosi, che è d'obbligo da questo punto di vista. Ah, ringraziamento tifosi è d'obbligo assolutamente, anche perché si sono fatti questi ennesimi chilometri fino a quassù e non solo, sono tutto l'anno ci hanno dato una grande mano davvero e voglio ringraziarli a nome di tutta la squadra, da parte mia e della società che vabbè, lo fa tutte le domeniche. Un commento sulla prestazione di oggi, della partita di oggi. Allora, innanzitutto un saluto a tutti i nostri telespettatori. E niente, la partita di oggi è un Casoria che, diciamo, non è il solito Casoria. Ci aspettavamo sicuramente un calo di tensione, vista la matematica certezza del passaggio in eccellenza. Però mi sento anche di fare i complimenti alla Virtus Godi, perché comunque è una squadra che gioca in un calcio maschio e hanno espresso anche un buon gioco. Un piccolo incidente di percorso ci può stare, comunque siamo una squadra che riesce sempre ad esprimere un certo gioco, però diciamo adesso il pensiero va già alla prossima di campionato. Dunque, non pensiamo oggi, proiettiamoci già alla prossima partita, ma soprattutto alla festa che è prevista. Sì, ne approfitto subito di questa domanda che mi fai per invitare sia tutti i tifosi casoriani, ma anche i tanti simpatizzanti, e ne approfitto anche per fare un invito a tutti coloro che, pur non amando il calcio, però amano lo sport, e quindi sarà sicuramente sabato una bella giornata di sport per tutti, con delle gradite sorprese per tutti coloro che ci daranno il piacere e l'onore di essere presenti sabato al San Mauro. Una riflessione sulla gara di oggi. Diciamo che è stata una partita di fine anno, una squadra purtroppo venivamo già da 2 settimane di vacanza e diciamo che per noi diciamo, sono state veramente vacanze perché poi vincere il campionato matematicamente e ritrovarsi pure con la sosta non è facile dare le giuste motivazioni alla squadra e purtroppo è stata una prestazione scialba. Purtroppo il Godi abbiamo, poi ci siamo pure intrapresi una squadra che si giocava ai playoff e si è evidenziato un po' di più che la nostra, diciamo, la nostra gara mentalmente non c'è stata, diciamo. Dunque sono state le motivazioni a fare la differenza quest'oggi, però questo non toglie, cioè non può cancellare l'ottimo campionato del Casoria, che ovviamente ha conquistato la promozione. Sì, questo sì, però c'è il rammarico di aver perso perché io non ci sto a perdere nemmeno se gioco con la Juniores. Poi, sinceramente, è stato pure brutto perché erano anche i nostri tifosi che sono sempre stupendi e ci dispiace, a me dispiace come dispiace la squadra non aver fatto risultato qua a Godi perché poi si sono pure sobbarcati un po' la trasferta, insomma, però diciamo che i nostri tifosi sono sempre bravi e hanno capito e capiranno che è una partita purtroppo che non è facile trovare le motivazioni e stiamo già pensando alla partita di domenica prossima, per sabato prossimo, per fare festa con i nostri tifosi per la conquista dell'eccellenza.